Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere, bentrovati naturalmente da parte di Monica Celegato. Io, prima di presentarvi la mia graditissima ospite di oggi, vi ricordo il sito che è www.benessereinradio.it. E adesso ve la presento. È una consulente professionale di Feng Shui, è di Mondo Feng Shui e si chiama Andrea. Bentrovata. Buongiorno. Ben trovata Andrea, grazie. Intanto di essere qui e di aver accettato di farci un attimino capire, anche se indubbiamente Andrea credo che semplificare il Feng Shui non sia una cosa così semplice, però tenteremo insomma di fare capire ai nostri amici che ci stanno ascoltando che cos'è il Feng Shui. Grazie Monica, innanzitutto grazie a voi, è un grande piacere poter parlare di Feng Shui a tutti gli ascoltatori. Grazie. Da dove si parte per cercare di spiegare il Feng Shui, Andrea? Diciamo, come hai già detto te, non è molto semplice racchiuderlo in pochi minuti, però cerchiamo un attimo di far capire di che cosa si tratta. Certo. Feng Shui è un'antica scienza che è nata in Cina, tanti dicono più di 4.000 anni fa, però effettivamente possiamo dire che si è sviluppata in maniera molto forte e scientifica circa 1.000 anni fa. Sì, che comunque non sono pochi. Che non sono pochi, sì. Infatti. È una scienza che ci aiuta a capire le energie del nostro ambiente e come queste ci influenzano, e non solo, ma anche come possiamo sfruttarle a nostro vantaggio per trarne benefici dal nostro ambiente. Quindi dimmi. Diciamo, ultimamente, negli ultimi anni, più che altro dagli anni 80, viene utilizzato per riorganizzare e armonizzare il nostro ambiente, che può essere la casa, l'ufficio, il nostro posto di lavoro. Credo Andrea che questa cosa si possa tradurre, cioè nel senso che tante volte, non so se è esattamente la stessa cosa, no? Tante volte quando si entra magari in un posto si sentono, si percepiscono come delle energie, oppure non lo so, in una stanza stiamo meglio piuttosto che in un'altra, e magari non sappiamo per quale motivo. Quindi io credo che forse con il Feng Shui si può arrivare a gestire queste cose, o mi sto sbagliando? Sì, bravissima. Diciamo, Feng Shui ci aiuta a non solo capire perché ci sentiamo bene oppure male in un ambiente, ma se ci sentiamo bene ci dà anche dei strumenti molto validi, molto forti per aumentare questa sensazione oppure questo benessere. Certo. E invece se abbiamo dei problemi, mettiamo in un posto non ci sentiamo bene, oppure ci sono dei posti dove possiamo avere anche dei problemi di salute, per esempio, o vari altri problemi, con Feng Shui possiamo migliorare e curare questo ambiente, di conseguenza curare anche noi stessi. Certo, anche perché quando comunque non si sta bene in un posto c'è un concatenarsi proprio di eventi che poi ti danno proprio anche un malessere che può arrivare a diventare anche fisico, questo sicuramente. Sì, assolutamente. Ecco, assolutamente. Quindi è una disciplina, questo Feng Shui, che è assolutamente profondissima, e per quello infatti io dicevo non è che sia una cosa così banale come dire il letto a nord o a sud e finisce tutto. È una cosa molto più complicata. Assolutamente no. Ecco. È più complicato. Diciamo, noi con Feng Shui riusciamo a capire le energie di ogni casa, che poi dobbiamo dire ogni casa è particolare, per questo non possiamo dire a nord va bene. Ovvio. Appunto, come anche ogni persona, che Feng Shui non è soltanto personalizzato per ogni ambiente, ma è personalizzato anche per ogni persona. Certo, credo che giustamente, anche perché ognuno di noi percepisce delle cose completamente diverse. Io magari in una stanza sto malissimo, entri tu e ci stai benissimo, quindi voglio dire quello oppure che... mag-
oppure la stessa stanza influenza te in una maniera, esatto, influenza me in maniera diversa. Magari uno può avere grande fortuna oppure può stare benissimo in un ambiente, vuol dire un ambiente lo influenza in maniera positiva. Un altro magari nello stesso ambiente si può anche ammalare perché magari è più sensibile ad alcune energie dell'ambiente che lo poi influenzano in questo senso. Ecco, quindi insomma questo potrebbe essere molto positivo per sistemare tante cose nella nostra vita. E senti una cosa, Andrea, quindi mondo Feng Shui come funziona? Cioè se io volessi per esempio approfondire questa cosa e dire ok, io mi rivolgo ad Andrea che è una consulente professionale Feng Shui e voglio che le energie nella mia casa siano sistemate. Come funziona proprio il meccanismo pratico, Andrea? Allora, innanzitutto c'è bisogno di un sopralluogo dove il consulente Feng Shui, in questo caso io, vengo a vedere il posto, certo, a vedere come l'ambiente che c'è intorno, l'appartamento oppure la casa, influenza la casa e gli abitanti. Devo prendere delle misure molto precise con una bussola specifica che si chiama Luopan, che utilizziamo proprio per scoprire non solamente diciamo i gradi esatti della casa, che sarebbero poi la parte Yang, che è quella molto più attiva della casa, però con questa bussola posso ottenere anche delle informazioni poi dopo molto precise, anche per diciamo aggiuntive, che per noi consulenti sono molto preziose. Sì, beh, certo. Poi giustamente c'è bisogno di un colloquio con le persone interessate, vedere se hanno riscontrato alcun problema, diciamo qual è il motivo perché vogliono una consulenza Feng Shui, certo, se vogliono solamente migliorare la loro vita però non hanno grossi problemi, oppure magari se ci sono dei problemi che possono diciamo essere causate, magari uno dice da quando ho traslocato in questa casa mi sto ammalando, oppure da quando sto in questa casa ho sfortuna sul lavoro, non mi va più bene, invece prima andava bene. Diciamo è una cosa molto personale per capire quali sono, diciamo, da dove le bisogna partire, tematiche. certo. E poi noi ci prendiamo un po' di giorni per fare dei calcoli, perché giustamente essendo una scienza molto complessa bisogna fare dei calcoli molto anche precisi. Questo va detto, che Feng Shui è molto anche matematico, non è soltanto l'energia intorno a noi a sentirle, perché alla fine bisognerebbe avere veramente una sensibilità estrema per sentire le energie effettivamente come sono. Per questo dobbiamo fare dei calcoli e possiamo suddividere la casa in dei settori in maniera molto precisa e capire quale settore è quello da sfruttare di più, oppure che ci apporta diciamo maggiori benefici, e magari se ci sono dei settori in casa che vanno ottenuti più tranquilli oppure se vanno curati, eccetera. Beh, credo che sia certo, poi date dei suggerimenti, ovvio, su come magari sistemare. Credo sia una cosa affascinantissima. Andrea, noi adesso abbiamo dato diciamo un accenno, abbiamo spiegato a grandi linee insomma cos'è il Feng Shui e come funziona il vostro intervento, se vogliamo, quello di Mondo Feng Shui, se uno vuole naturalmente cercare di riequilibrare le energie della sua casa. Magari se tu ci prometti di tornare, entreremo magari in qualche particolare, in qualche dettaglio, e così cercheremo di capirne e di saperne qualcosa di più. Certamente, volentieri. Perfetto. Allora, voglio anche dirvi che comunque già avete a disposizione un sito che è proprio mondofengshui.com e da lì insomma troverete sicuramente delle preziose informazioni e anche troverete il modo per contattare direttamente Andrea, che sicuramente è l'ideale per avere una consulenza in questo senso. Va bene, Andrea, e per il momento veramente grazie, quindi ti aspetto con Mondo Feng Shui molto presto per entrare un po' di più in questo affascinante mondo. Okay? Grazie Monica, grazie, presto. Buona giornata. Buona giornata.
Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.